Sono un centinaio, sono stati appena promossi all'ultimo anno delle scuole superiori. Arrivano a Pisa da tutta Italia per conoscere direttamente il mondo dell'università e in particolare la scuola Sant'Anna. Hanno ottimi propositi. Sicuramente un'esperienza per comunque capire di più cosa fare un domani e comunque divertirsi anche insieme ad altre persone. La scuola Sant'Anna cosa rappresenta per te adesso? La scuola Sant'Anna comunque è un esempio di vita collegiale delle poche rimaste in Italia. Per me rappresenta un'opportunità che magari non tutta Italia può offrire, una scuola del genere conta molto sui giovani e secondo me bisognerebbe coglierla al volo. Più che altro spero di riuscire a capire per che cosa sono un po' più indirizzata, perché ancora ho un po' di confusione in testa e quindi penso che un percorso così mirato, che comunque è proprio tutto bello organizzato per farci riflettere sulle nostre inclinazioni, sulle nostre anche aspettative, così ci può aiutare a scegliere bene la nostra strada. Spero di portarmi tanta consapevolezza sul mio futuro, perché adesso come adesso sono un po' indecisa, però questa la riconosco come un'occasione importante per chiarirmi le idee, ma anche saper valorizzare i miei aspetti positivi e le mie inclinazioni. Gli studenti hanno anche un po' di tempo per vedere la sede pisana del Sant'Anna, la sede centrale. Che impressione ne avete tratto? Un'impressione che normalmente nelle scuole non si ha, cioè quella di relax, anche perché grazie al materiale informativo si può leggere che è realizzata all'interno di un antico monastero e quindi l'ambiente del chiostro, il prato, di certo crea una sensazione di tranquillità proprio ideale per lo studio, che davvero non avevo mai provato, non pensavo proprio che una scuola potesse essere così. Qui col clima, alberi, piante, piuttosto adatto a degli studenti che vogliono passare gli anni dell'università con tranquillità, studiando diciamo molto per quanto richiedono, però abbastanza accogliente. Molti degli studenti sono accompagnati dai genitori che vivono al loro fianco le difficoltà di una scelta così impegnativa. Quando abbiamo saputo che era stata scelta, insomma, l'abbiamo accompagnata ben volentieri e condividiamo questo percorso. Insomma, insomma lo vivete con lei questo sì, momento? L'accompagniamo e l'aspettiamo, ci fermiamo qui e l'aspettiamo. E ci aspettiamo che le risposte giuste, insomma, anche per la ragazza. Conosceva il Sant'Anna? No, me l'ha fatto conoscere lei in questo anno in cui ha cercato di partecipare a questa esperienza, quindi ecco da lì che è nata la conoscenza di questo istituto. L'obiettivo della scuola Sant'Anna ogni anno è duplice, orientare i ragazzi che sono alla vigilia dell'ingresso nel mondo dell'università ad una scelta consapevole, la migliore possibile, d'altra parte anche far conoscere se stessi, far capire quali sono le possibilità che offre questo istituto, questa università. Il primo ad incontrarli è il rettore Pier Domenico Perata. Parla loro in maniera semplice, cerca di dare nuovi spunti di riflessione, quanto mai utili in queste giornate. La scuola Sant'Anna dà l'opportunità di vivere un'esperienza universitaria diversa, diversa da quella convenzionale, una vita in college, quindi una vita universitaria residenziale, dove si abbina una vita insieme a uno studio universitario di eccellenza e a un contatto precoce con la ricerca e con i professori. Il rapporto tra professori e allievi è estremamente favorevole qui alla Scuola Sant'Anna e quindi qui si può fare. Nell'epoca di internet e delle informazioni accessibili velocemente a tutti, servono ancora iniziative come questa scuola di orientamento? Assolutamente sì, il contatto diretto non può essere sostituito con un click al computer. Internet è uno strumento eccezionale per i giovani, eccezionale per noi ricercatori, non potremo farne a meno oggi, ma senza il contatto diretto non si può fare un'istruzione di tipo universitario. Guido Ridoni insegna da tempo qui alla Sant'Anna, adesso lo vediamo insieme a tanti ospiti di questa scuola estiva. Sono divisi in gruppi, in diversi gruppi, ma cosa stanno facendo con voi? L'obiettivo di questa prima parte del pomeriggio è che loro si conoscano, passeranno 3 giorni insieme, i corsi saranno estremamente intensi, dovranno lavorare molto e il fatto che si conoscano, quantomeno riconoscano i nomi gli uni degli altri, è una prima base, un punto di partenza. E poi ogni mattina darete il là, l'inizio, a
a quello che sarà il programma, diciamo, di conferenze, di confronti, di incontri. Di nuovo l'obiettivo in queste esercitazioni della mattina è quello di aumentare l'interazione tra di loro e introdurre le due tematiche principali delle giornate, che sono il pensiero sistemico la prima giornata e la comunicazione in contesti complessi nella seconda giornata. Chiara Busnelli è la responsabile dell'organizzazione, ma cosa faranno i vostri ospiti in questi giorni qua? Quello che gli vogliamo offrire è un'offerta e provare a sperimentare cos'è l'università, partendo dagli elementi fondamentali che sono la didattica, la ricerca, ma anche lo stare insieme a studenti e quindi confrontarsi con chi ha esperienze ormai da qualche anno nello studio universitario. Poi confrontarsi anche fra di loro, quindi abbiamo inserito quest'anno delle parti di lavori di gruppo proprio per valutare questi aspetti che sono quelli relazionali, dello stare insieme, che non sembra, spesso vengono sottovalutati, ma sono quelli che poi hanno una rilevanza fondamentale nel percorso di studi. Faranno la spola tra Pisa e Volterra? Sì, abbiamo aggiunto due giorni su Pisa perché effettivamente Volterra è una bellissima cornice, è un bellissimo posto dove studiare e confrontarsi, però rimaneva sempre il dispiacere di aver visto per così poco tempo Pisa e la Scuola Sant'Anna, e quindi abbiamo aumentato i giorni di presenza a Pisa. Il primo pullman l'hanno già preso e in serata sono arrivati a Volterra alla SIAF, la scuola di alta formazione, che li ospiterà fino a mercoledì. Poi toccherà al nuovo gruppo, altri 80 studenti in cerca di una risposta ai loro dubbi sulla scelta dell'università.